febbre e forse anche abbastanza, non del tutto, ma abbastanza silenzio fuori. Abbastanza silenzio fuori. Eccomi qua con il wrap up di giugno. Ciao a tutti quanti. Wrap up dove ho letto, vabbè, libri normali per quanto riguarda il mio numero abituale di letture mensili, perché ho fatto 3 letture più una rilettura. Anche in questo caso, come è capitato altre volte, ci sono letture che mi sono state inviate, invece letture che ho letto per il gruppo di lettura. E parto dalle letture che mi sono state inviate, con le quali ho anche fatto un po' di scambi, perché una di queste avrei dovuto inserirla almeno nel wrap up del mese precedente, però poi l'ho spostata per il semplice fatto che quando l'avevo appena terminata, l'ufficio stampa che mi aveva mandato questo titolo terminato mi ha detto: sai, è uscito il seguito, è scritto sempre naturalmente dallo stesso autore, se vuoi lo puoi leggere. E allora mi sono fatta mandare il libro e mi sono detta: a questo punto non lo inserisco nel wrap up del mese precedente, lo faccio aspettare un po', e peraltro il libro che mi è stato appena mandato lo faccio, non gli faccio fare la lunga attesa che dovrebbero fare tutti i libri che mi vengono inviati. Ho fatto un'eccezione proprio perché mi sono detto: vabbè, è inutile che ora ho letto questo libro, se il libro che invece è appena uscito lo metto in lista d'attesa e aspetto il suo turno, intanto il libro che è uscito prima me lo dimentico completamente e sono costretta a rileggerlo. Non l'ho fatto attendere, come di norma faccio con i libri che mi vengono inviati. E di che libri sto parlando? Sono 2 libri scritti da Vincenzo Galati. A me sono stati inviati tramite l'ufficio stampa l'altrove, però sono editi Oakman Publishing e, se ho ben capito, appartengono a 2 collane diverse. Il primo, che si intitola Beata Gioventù, è uscito nel 2019, appartiene alla collana The Raven, mentre il secondo, che si intitola Dall'etame nascono i fiori, è uscito nel 2021 e appartiene alla collana The Owl. E la cosa carina è che ci sono proprio i disegni di un corvo e di un gufo per identificare queste 2 collane. Comunque, che avevo detto? Forse c'è abbastanza silenzio, ecco, non so se si sente, forse ora si sente, qualcuno ha avuto la bellissima idea di iniziare a palleggiare, presumo stia giocando a basket giustamente proprio in questo momento. Allora, questi 2 libri, Beata Gioventù e Dall'etame nascono i fiori, sono 2 libri ambientati ai giorni nostri a Genova. Possono rientrare nella categoria thriller gialli, ma hanno come protagonisti personaggi che appartengono a una categoria, a una fascia d'età che generalmente non ha a che fare con queste cose, in quanto, un po' a contrasto con il primo titolo, Beata Gioventù, i protagonisti sono un gruppo di amici non più giovanissimi, anzi in là con l'età, in quanto sono pensionati. E in particolare protagonista di tutti e 2 i libri, artefice di molte delle trovate di questi 2 libri, è Olga, una vedova di 70 anni e anche più, accanita fumatrice, che però fa una vita abbastanza movimentata, nel senso che non se ne sta chiusa in casa, si incontra spesso con i suoi amici, va in giro, e soprattutto Olga ha una certa propensione per le indagini. Anche perché si ritrova in entrambi i libri ad avere a che fare con degli omicidi. Nel primo libro lei quasi assiste all'omicidio di una persona che conosce, omicidio che comporta anche un furto di un oggetto molto prezioso. E Olga è così convinta di conoscere l'assassino che, quando va dalla polizia e si rende conto che la polizia, siccome è stata uccisa una persona di poco conto, mentre se fosse stata una persona della Genova d'élite, della Genova dell'alta società, si sarebbero mossi a decine per risolvere il caso, siccome vede che la polizia non dà le dovute attenzioni al caso e soprattutto va a puntare su elementi che per lei non hanno nessun significato, decide di indagare per fatti suoi, perché deve riuscire ad incastrare quella
quel personaggio che per lei è il colpevole, farlo confessare e appunto in un certo modo punirlo e assicurarlo alla giustizia. E si farà aiutare da, i suoi, da questo suo gruppo di amici, uomini e donne, tutti in pensione, e insieme si daranno decisamente da fare tra identità false, bugie e anche tra azioni che non sono propriamente lecite, anzi sono dei veri e propri reati, ma che Olga giustifica in questa maniera: sì, ok, quello che stiamo facendo è un reato, ma anche uccidere lo è. Il secondo libro vede più o meno la stessa situazione, è ambientato qualche tempo dopo i fatti del primo libro. Ritroviamo Olga che questa volta decide di impegnarsi nella creazione di un orto comunitario. Lei infatti casualmente incontra un uomo più o meno della sua età che si chiama Tonio, che ha deciso di creare quest'orto comunitario e viene aiutato da un gruppo di ragazzi. Olga decide di aiutarlo a sua volta, però ancora una volta si ritroverà immischiata in un caso di omicidio. Anche questa volta vorrà fare di testa sua, perché nota che la polizia non si impegna come dovrebbe. A differenza del primo libro, però, è sempre aiutata dai suoi amici, ma un pochettino di meno. Agisce più da sola, più per fatti suoi, mentre il primo libro è proprio un'azione di gruppo. Tutti quanti si impegnano per fare una determinata cosa. E in più, mentre nel primo libro Olga sa subito, è subito convinta dell'identità dell'assassino e la dice subito a noi, nel secondo libro non è convinta subito e infatti l'assassino, o meglio il colpevole, si scoprirà più in là. Peraltro anche in questo secondo libro, insieme all'assassino, c'è anche un caso di furto, perché sono stati rubati anche degli oggetti decisamente preziosi. E in tutti e due i libri Olga, facendo le sue indagini, farà da un lato preoccupare, dall'altro lato però anche sorprendere i due suoi amici che lavorano nella polizia, cioè il commissario Schiappacasse e l'ispettore Lorusso, che sono appunto tra il preoccupato e il sorpreso, perché notano la grande capacità investigativa di questa donna, però si preoccupano perché a volte Olga è veramente testa tosta, vuole fare solamente quello che dice lei, non ascolta e spesso rischia di mettersi seriamente in pericolo. Si spiega meglio da quello che ho detto che appunto i libri, questi due libri, Beata Gioventù e Dall'Etame Nascono i Fiori, sono dei thrillers barra gialli, ma con dei protagonisti inusuali generalmente in questa tipologia, in questo genere di romanzo. Proprio per questo motivo li ho trovati molto gradevoli da leggere, sia perché sono scritti in maniera tale da risultare gradevoli, sia perché a volte hanno anche una piccola dose di ironia, soprattutto per quanto riguarda le situazioni in cui sono presenti queste persone non più giovanissime, queste persone anziane, sia perché è bello vedere un gruppo di vecchietti che comunque, nonostante l'età, nonostante non siano più freschissimi, riescono a cavarsela, riescono a fare cose decisamente sorprendenti. Per quanto riguarda Olga, ammetto che a volte non ho apprezzato tutti i suoi comportamenti per il semplice fatto che, ok, è perspicace, riesce a indagare, bravissima, nota i dettagli prima di tutti quanti, sa fare i collegamenti, appunto come una sorta di Jessica Fletcher o una sorta di Miss Marple, ma è anche vero che a volte vuole fare un po' troppo di testa sua e non ascolta, anche se si mette in pericolo, non vuole ascoltare, deve fare solo unicamente quello che dice lei. In quei momenti io davo seriamente ragione ai suoi due amici poliziotti, che giustamente si preoccupano e arrivano anche a dire: no, senti, adesso è così, non fare storie perché può essere pericoloso, per quanto brava tu possa essere. E a parte la narrazione che procede fluida, a parte quello che potrebbe essere un contrasto tra protagonisti anziani e situazioni legate a omicidi, furti e pericoli, mi è piaciuto anche molto visitare Genova tramite le parole.
dell'autore. Infatti vengono spesso nominati vie e luoghi di Genova e ogni volta che li trovavo io aprivo Maps per andare a vedere come sono effettivamente le vie descritte. E ho visitato Genova online virtualmente, ma è stato bello vedere la via e immaginare il personaggio che interagiva e che si muoveva per quella via. E per quanto riguarda il primo libro, ho anche apprezzato il fatto che vengono date diverse informazioni sulla numismatica e sul collezionismo delle monete antiche. Peraltro sono informazioni veritiere, perché viene nominata, ed è importante nel libro, una moneta antica che viene detto che è una moneta molto ricercata dai collezionisti perché è molto rara, e le cose riportate nel libro corrispondono alla realtà. E un altro elemento bello, piacevole, però è legato alla casa editrice, perché la Oakmont Publishing consiglia di abbinare a ogni suo titolo un vino, perché, come scritto dalla stessa casa editrice, libro e vino sono due prodotti da gustare con sensi e intelletto, perché piaceri divini creati dall'uomo. E questa cosa l'ho trovata davvero carina. Purtroppo non ho potuto abbinare il vino che viene consigliato, ma se avessi potuto lo avrei fatto, perché la trovo davvero davvero simpatica come cosa. E dunque, cioè, voi li sentite? Cioè, sono le 11 passate. Palle, ragazzini che parlano, non so che cosa stanno usando, un cavolo di cosa che fa casino, cioè... Oddio, io devo registrare all'alba, forse, trovo silenzio. E dunque, due libri dove il thriller si mescola all'ironia e anche a queste indagini decisamente particolari, e sono due libri indubbiamente da consigliare, perché appunto, a parte questo, si leggono in maniera molto molto piacevole e ti fanno anche fare un bel viaggetto in alcune vie della città di Genova. E passo adesso al secondo libro. Questo invece è l'ultimo libro letto per il gruppo di lettura, è in cartaceo, un attimo che lo prendo, ed è La canzone di Achille, scritto da Madeleine Miller, pubblicato dall'Universale Economica Feltrinelli, e Marsilio è uscito nel 2012 in edizione originale, mentre in Italia, se ho ben visto, è uscito nel 2013. Come si capisce dal titolo e come sapranno, perché è un libro che è stato molto letto e molto amato, questa storia parla appunto di Achille e di Patroclo, e parla della loro relazione. Il libro infatti è narrato dal punto di vista di Patroclo. Nei primi capitoli noi troviamo solamente lui. Patroclo nei primi capitoli ci narra come la situazione con i suoi genitori non sia totalmente rosea, anzi al contrario, perché da un lato ha la madre che è descritta come mentalmente limitata, perché come dice lo stesso Patroclo, a volte non riesce nemmeno a riconoscere il figlio, oppure non è nemmeno in grado di bere un bicchiere di vino senza sbrodolarsi tutto, senza versarsi tutto il vino addosso. E padre Menanzio, al contrario, mentalmente non ha problemi, però un uomo molto sicuro di sé, ma anche poco affettuoso con il figlio. Lui considera Patroclo un codardo, perché Patroclo non è bellissimo, è magrolino, non è valoroso, non gli piace combattere, e questa cosa e questo malcontento lo fa continuamente notare al figlio, tant'è che Patroclo cresce con questo forte senso di inferiorità, perché si vede brutto, si vede inutile, si vede un codardo, si dice io non so fare nulla, non servo a niente, si isola, non fa amicizia, e anche da parte degli altre persone viene considerato come un ragazzetto strano. Le cose per Patroclo cambiano però quando, dopo aver fatto un'azione molto grave, perde tutti i suoi titoli, perde il suo titolo di principe e viene mandato a Ftia, dove regna Peleo. Insieme a lui non è l'unico ragazzo, ci sono anche altri ragazzi che vengono mandati da Peleo, e in un certo senso viene adottato. Patroclo infatti inizia a vivere a Ftia e inizia anche ad essere addestrato a diverse arti, e qua rincontrerà di nuovo, perché l'aveva già incontrato qualche anno prima,
Achille. Achille che invece è tutto il contrario di Patroclo, perché è bellissimo, è perfetto, non ci dimentichiamo che è un semidio, biondo, la pelle rosea ed è eccezionale in qualsiasi cosa lui faccia, ha l'istinto del combattimento, sa suonare, sa cantare. Elegante e grazioso, ma la cosa anche bella sua è che Achille comunque non si pavoneggia, nel senso che sì, è bello, sì, ha grazia, sì, è perfetto, ma è come se lui non se ne rendesse conto. È una cosa così naturale che lui non tende a mostrare questo suo lato di sé e non tende appunto a farsi bello agli occhi degli altri, ma nonostante questo tutti quanti pendono dalle sue labbra, tutti i ragazzi che come Patroclo fanno parte di questo gruppo di giovani che sono stati diseredati, adottati da Peleo, tutti quanti vorrebbero diventare amici di Achille, perché è il più popolare e quanto di più magnifico ci possa essere. Achille però sceglierà come amico proprio Patroclo e tra i due nascerà un rapporto molto stretto di amicizia, ma anche di altro, che li porterà a condividere diverse esperienze fino a quando non decideranno di partecipare alla guerra di Troia, e parteciperanno con questa consapevolezza, con la consapevolezza che sulla testa di Achille pende questa terribile profezia, una profezia secondo la quale Achille andando alla guerra di Troia troverà la gloria eterna, però troverà anche la morte, e la morte arriverà quando Achille ucciderà Ettore. La canzone di Achille, appunto, è una sorta di, oltre di riassunto di quello che è il rapporto tra Achille e Patroclo, o meglio, rappresenta una delle teorie sul rapporto tra questi due personaggi, perché c'è sempre stata la teoria che Achille e Patroclo in realtà non fossero semplicemente compagni amici, ma che tra di loro ci fosse qualcosa di più stretto, di più intimo. A parte questo, il libro è proprio una sorta di racconto in maniera più leggera, più accattivante delle vicende dell'Iliade. Non sono narrate solo le vicende dell'Iliade, perché tutto quello che accade prima, Patroclo, Achille, Ftia, altre cose, nell'Iliade perlomeno non credo che ci siano. Però molti dei fatti, appunto Achille contro Ettore, Agamennone, Menelao, Paride, Elena, sono cose presenti all'interno dell'Iliade, e questo libro te li ripresenta in maniera, spesso, non sempre, però spesso abbastanza fedele, te li presenta in maniera non pesante, tant'è che questo libro potrebbe anche andare bene se consigliato magari agli studenti delle scuole superiori, in modo da fargli leggere un'opera che appartiene alla mitologia ma non renderla troppo barbosa. Questo, c'è l'elemento romantico dato da Achille e Patroclo, l'elemento che rimane sul romantico, che non diventa un romantico per me esagerato, a parte qualche volta in cui Patroclo, Achille si mettono, più Patroclo si mette a dire cose del tipo no, se lui muore io muoio con te, robe del genere. Generalmente c'è romanticismo, c'è anche comunque qualcosa di più del romanticismo, anche Eros, ma senza esagerare, anzi è bello il modo in cui è descritto il rapporto tra questi due personaggi, questo rapporto che è fatto di amicizia, complicità, ma anche momenti difficili e momenti in cui almeno un personaggio è deluso dai comportamenti dell'altro personaggio. Per quanto riguarda i personaggi, Patroclo è bello il percorso che fa, perché parte come un ragazzino che non ha nessuna, non ha assolutamente nessuna autostima, si considera nel peggior modo possibile, però poi mano a mano cambia, riesce a diventare molto più positivo nei suoi confronti e riesce anche a dimostrare di essere coraggioso e riesce anche a dimostrare abilità in diverse situazioni. Achille invece è un po' meno sfumato rispetto a Patroclo, e diciamo che se fosse stato qualsiasi altro personaggio di qualsiasi altro libro mi avrebbe dato fastidio, perché come ormai ho detto non so quante volte, a me i personaggi perfetti in qualsiasi loro aspetto non mi piacciono, e Achille è così, è bellissimo,
è bellissimo, non ha imperfezioni e sa combattere, sa fare questo, sa fare quell'altro e tutti lo amano, è stupendo, meraviglioso. Non mi sarebbe dovuto piacere, ma non mi ha dato fastidio per il semplice fatto che l'ho collegato a quello che era l'ideale dell'eroe dell'antica Grecia. Mi sono detto, ok, si parla di Achille, è un eroe greco nell'antica Grecia, gli eroi erano descritti così, peraltro è un semidio e questa è un'ulteriore giustificazione al modo, alla modalità in cui è descritto, e per questo motivo non mi ha dato fastidio, ma anzi mi sembrava quasi logico, perché Achille è Achille ed è quasi normale descriverlo in questa maniera, anche se poi ovviamente pure descrivere un Achille con un po' di debolezze, che comunque anche nel libro sì è perfetto, ma ci sono momenti in cui pecca anche lui dei difetti. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta tanto, la presenza degli dei, che sono descritti come un qualcosa di sì straordinario, ma comunque un qualcosa che ha rapporti con gli esseri umani, con i comuni mortali, e questa cosa ricalca anche un po' l'Iliade, perché anche lì i personaggi, perché anche lì gli dei comunque sono sì sempre dei, ma interagiscono con i mortali, non sono delle entità che stanno sull'Olimpo e nessuno li vede, nessuno può interagire, sono qualcosa appunto di etereo che sì c'è, ma non sappiamo effettivamente se c'è. E a proposito degli dei, mi è piaciuto come è descritto il personaggio di Teti, perché è descritta in maniera diversa da quello che ci si potrebbe immaginare, in quanto Teti, essendo una ninfa, può portare a il lettore a immaginarsela come una divinità bella, graziosa, affascinante. In realtà no, perché fisicamente è imponente ed è anche spaventosa, non solo fisicamente ma proprio negli atteggiamenti che ha, anche perché Teti ha in odio Patroclo e Patroclo ne ha paura, e mi è piaciuto il modo in cui viene descritta, perché io me la sarei immaginata decisamente in un'altra maniera. È sempre relativo a dei, miti e tutto quanto. Leggere la canzone di Achille è stato molto bello, perché mi ha fatto ricordare alcune cose dell'Iliade o di altri miti che magari non ricordavo benissimo. Mi ha fatto capire che ci sono alcune leggende legate a dei personaggi che in realtà non appartengono propriamente all'Iliade, oppure mi ha fatto scoprire personaggi e storie che io non conoscevo, tant'è che mi sono scritta i nomi o le varie storie, perché devo andare a fare le ricerche per saperne di più. Tra i punti negativi c'è il fatto che a volte si trovano un po' di errorini, ad esempio, anche se poi ho letto che effettivamente non è così, perché a quanto pare vanno bene entrambe le forme, ad un certo punto c'è il futuro del verbo sopravvivere, che viene riportato qua come sopravviverà. A me suona meglio sopravvivrà, e penso che fino a un po' di tempo fa fosse comunque la versione, l'unica versione giusta. Poi mi sono informata, ho visto che invece no, vanno bene sia sopravvivrà che sopravviverà. Ci sono anche altre parti con qualche errorino, non sono l'unica che lo ha notato, ma c'è una parte che non si può chiamare propriamente errore, ma che veramente non mi è piaciuta. E cioè è un momento in cui Odisseo e Diomede stanno parlando di una cosa, e Odisseo, se non sbaglio, sta raccontando un fatto, e Diomede dice una cosa del tipo: vabbè, basta raccontare questa storia, l'hai raccontata non so quante volte. Al che Ulisse gli fa: allora forse non avresti dovuto suggerirmi di raccontarla. E Diomede risponde: e forse tu dovresti inventare qualche nuova storia del cazzo, così non sarei costretto a morire di noia. Forse qualcuno si sarà già accorto qual è quello che chiamiamo errore, il fatto che è presente questa parolaccia, che per me non ci sta assolutamente con l'ambientazione. È vero, uno può dire, ma non è che il modo in cui è scritto il libro non è che parlavano così i personaggi, assolutamente vero, però un po'
ti fai l'illusione, riesci a illuderti a dire ok, sono tornata all'indietro nel mondo dell'antica Grecia, sono con questi greci, con questi eroi, con questi personaggi. Quando io ho letto questa parola sono stata sbalzata improvvisamente nella mia epoca ed è stato veramente proprio anticlimatico, non ci sta per niente bene. Io parlo ovviamente della versione in italiano, non so la versione in originale, bisognerebbe vedere, ma io la considero un po' una cosa negativa. Poi altre cose che mi sono piaciute, non li vedo come dei veri e propri difetti, però non mi hanno soddisfatta, entusiasmata al 100%, alcuni cambiamenti rispetto al mito classico, come ad esempio un cambiamento che avviene quando Patroclo viene ucciso. La cosa non mi è piaciuta perché secondo me fa perdere di drammaticità al gesto fatto da Ettore. E anche nella canzone di Achille, Patroclo viene ucciso da Ettore dopo che va in battaglia sotto le finte spoglie di Achille, proprio perché gli Achei e i Greci se la stanno vedendo brutta. Ma rispetto al mito classico c'è un piccolo cambiamento, soprattutto nelle azioni di Ettore. Ecco, questo cambiamento a me non è piaciuto, perché se da un lato può dare maggior debolezza anche al personaggio di Ettore, dall'altro però, come già accennato, secondo me toglie proprio drammaticità a questo gesto, sia per quanto riguarda Achille, sia per quanto riguarda Patroclo, ma per quanto riguarda lo stesso Ettore. E poi un'altra cosa che non dico che non mi è piaciuta, però mi ha convinta da un lato sì, dall'altro no, è il finale, perché dopo la morte di Patroclo io mi sarei aspettata quasi una chiusura netta, invece no, si continua con la storia. E come ho detto, da un lato va bene, perché forse una chiusura netta sarebbe stata un po' troppo netta, dall'altro però sarebbe stato anche bello avere una chiusura del genere, chiudere proprio con Patroclo che muore e sei tu, lettore, che ti immagini il dolore di Achille. Però il difetto maggiore è quello relativo ad alcuni errorini, ad alcune parole non proprio consone al periodo, ma per il resto un bel libro che riesce a crearti curiosità, anche se tu la storia sai come andrà a finire la vicenda, sai chi vivrà, chi morirà, chi ucciderà chi. E questo senso di curiosità, ad esempio, l'ho trovato in quei momenti in cui Achille e Patroclo, sapendo che c'è la profezia che Achille morirà dopo aver ucciso Ettore, ragionando si dicono spesso: ma perché dovresti uccidere Ettore? Ma perché dovrei uccidere Ettore? Alla fine non mi ha fatto niente. E tu invece, che sai la storia, e pensi ora non ti ha fatto niente, vedrai che cosa accadrà. Brava l'autrice nell'aver riproposto una storia conosciutissima, ma in maniera decisamente più fresca, anche se talvolta con cambiamenti che non mi sono piaciuti tantissimo. Ma leggere questo libro mi ha fatto venire voglia di due cose. Uno, mi ha fatto venire voglia di leggere l'Iliade, e infatti la sto leggendo piano piano. Sono 24 libri, non mi ricordo quante pagine sono, 500, 800, non mi ricordo, comunque sono un bel po' di pagine. Più che altro sono un po' difficili, perché lo stile è uno stile decisamente molto meno fluido rispetto a quello che si ritrova nel libro La canzone di Achille. E poi mi ha fatto venire voglia di rivedere il film Troy, che sì, è un film odiato da tante persone affezionate all'Iliade, perché ha fatto dei cambiamenti, delle modifiche che ti fanno davvero mettere le mani nei capelli. Però sarà che è un film legato alla mia adolescenza, sarà che alla fine sì, non è un film perfetto, ma secondo me i film che fanno schifo sono altri. Ma mi ha fatto venire voglia di rivederlo. E peraltro io, quando leggevo La canzone di Achille, leggevo
di Achille, nel giro di Patroclo, di Paride, di Ettore, io mi figuravo i personaggi del film Troy. E non sono stata l'unica, poi confrontandomi anche con altre persone del gruppo di lettura, anche quelle persone hanno avuto le mie stesse immagini, segno che sì, questo film non è perfetto, anzi fa maledire più di qualcuno, ma è riuscito comunque ad imporsi nell'immaginario delle persone. E se amate l'Iliade o se non l'avete mai letto, volete leggerla, però vi scocciate a leggere proprio la storia, volete prima avere un impulso, un approccio più leggero, se vi piacciono le storie d'amore e MM, questo libro è consigliato, perché all'interno ci sono tutti questi elementi, tutti ben mescolati. E passo all'ultimo libro, che è una rilettura, sempre una rilettura relativa alla saga Diario Vittoriano scritta da Laura Costantini. Ho riletto anche il primo racconto della saga, cioè Amanti, quello che il diario non dice, uscito nel 2018 in Self. È semplicemente un ulteriore approfondimento della storia tra Robert e Kiran, che si concentra soprattutto sul periodo di fidanzamento-matrimonio tra uno dei due personaggi con un altro personaggio, e che porta e che ci fa vedere come questo matrimonio porti sofferenza nel cuore di entrambi i personaggi. È un racconto, è breve, non c'è, oltre che già ho detto nei video che ho fatto, non c'è molto da dire, l'ho solo riletto proprio per avere, visto che adesso sto rileggendo il quarto e ultimo libro, ho riletto anche questo racconto per avere un quadro completo di tutta la situazione e per essere il più pronta possibile emotivamente ad affrontare questo ultimo libro. Questi dunque sono i libri che ho letto a giugno. Fatemi sapere se c'è qualche libro che vi incuriosisce o invece se c'è qualche libro che vi è piaciuto, e lasciate un commento con i vostri pareri. E noi ci vediamo presto con un nuovo video. Bello che adesso che ho finito, ora è arrivato il silenzio. Poteva arrivare prima? No, giustamente, perché penso di, se riesco, farò quanti più tagli possibile, ma veramente ad un certo punto non si è capito nulla, tra macchine che strombazzavano o con i clacson o con il motore, tra cani che abbaiavano, tra bambini che urlavano, tra bambini che suonavano una sorta di, sembrava un clacson, un campanellino da bicicletta, una sorta di pernacchia, non si capiva assolutamente niente. Ovviamente, l'ho detto, io devo registrare o all'alba o appunto a mezzanotte, che adesso più o meno sarà mezzanotte, o a luna di notte. Così sono quasi sicura di non trovare il caos totale fuori. Ma si sa, d'estate così, le persone stanno fuori e le finestre, con il caldo che fa, non possono assolutamente rimanere chiuse. Ci vediamo con il prossimo video, un bacio, ciao ciao!